Salve, bentrovati. Facciamo una ricettina veloce, estiva e quel che non guasta anche saltare. Ho già lessato, queste sono strisce di totano gigante e dei tentacoli, ma potete utilizzare un polpo, anche una seppia o anche dei calamari, quello che avete a disposizione. Qui una zucchina fatta da dorata di zucchina che abbiamo passato per qualche minuto in microonde in modo che ha avuto una leggera precottura. E poi abbiamo un cetriolo, due cose di sedano, delle olive, pomodorini e un pomodoro. Prezzemolo, olio, aglio, sale, quello che ci necessita per il nostro piatto. Ci manca un bel piatto per fare la nostra insalatina. Lo prendiamo. E andiamo a mettere i nostri ingredienti. Cominciamo con il nostro totano, taglieremo a pezzettini, semplicemente lo fate cuocere in acqua leggermente salata e ci mettete un pochino di vino bianco. Quando vedete che è cotta, la cottura ottimata, lo potete scolare. Ecco qui. Ecco il nostro totano. Aggiungiamo le nostre zucchine. Mettiamo anche le nostre olive e cominciamo ad aggiungere i pomodori. Pomodorini, li tagliamo a pezzettini. Un consiglio. Ciao James, i pomodori tagliateli con un coltello a seghetta. Ok? Non avrete problemi. Ecco fatto, abbiamo tagliato i pomodori e li aggiungiamo. Abbiamo anche qua un pomodoro verde. Faremo un piatto colorato, fresco, estivo. Ecco, abbiamo messo il pomodoro, mettiamo anche il sedano, e il nostro cetriolo. Eccoci qua. Prendiamo anche il nostro cetriolo, fa una bella radolata e ci siamo. Abbiamo messo tutti i nostri ingredienti, è una cosa molto molto semplice. Adesso li andremo a condire. Ecco, vedete, una bella insalata, la nostra mandolina per il limone, la scorza del limone è profumata, è ricca di oli essenziali e dà quel tocco di freschezza al nostro piatto. Non ti piacciono le mie ricette, Nico? Ecco qua. Ecco fatto. Aggiungeremo anche
extravergine. Guarda, se non ti piace, se non ti piaccio, cambia. Non hai bisogno di stare a vedermi. Ok? Io rispetto tutti e tutti. Quindi, se hai qualche problema, non guardarmi e vai avanti. Grazie. Mettiamo un po' di pepe. Prendiamo il sale. Se mi piace mettere un po' d'aglio, io lo metto. Tu sei in capo cucina, buon per te. Anch'io faccio la cuoca. E a casa mi diverto. Ognuno fa quello che può. Mettiamo un pochino di origano. Ecco qua. Il nostro piatto è bello e pronto. Ci mettiamo un pochino di prezzemolo. Se avete anche un po' di basilico, ci sta bene. Prezzemolino e la nostra insalata è pronta. Ecco fatto. Ecco a voi e buon appetito. Ciao e buona giornata a tutti.